momento, come forse abbiamo detto anche in altre interviste, è un'anima un po' duale, nel senso che sin dal nome è un po' turbo e un po' lento. Ed è questo il senso un po' di tutto l'album, il senso musicale di tutto l'album. A livello di contenuti invece parla generalmente di atmosfere oniriche, salvo qualche... riferimento alle sostanze psicotrope. Sì, anche. Nasce negli ultimi anni di attività che abbiamo fatto, 2-3 anni, e ha preso forma grazie a Tommaso Mantelli, anche, che ha curato la produzione del disco e ci ha seguito, ha proprio tenuto le redini di questo progetto tecnicamente. Il risultato si sente più maturo rispetto al disco vecchio e il suo apporto è stato fondamentale. Il disco è uscito il 19 gennaio e il sabato dopo, il 24, eravamo a fare la prima data del tour con i Bud Spencer Blues Explosion al vinile. Diciamo una partenza in quarta, ci porterà in giro per tutto il Veneto, andremo anche fuori dal Veneto, fuori dall'Italia, perché saremo anche in tour in Svizzera e appunto toccheremo un po' tutte le realtà che fanno musica indipendente underground che ci circondano, questo grazie anche a Sotterranei Booking che ci ha aiutato appunto a portare a casa questa bella serie di date. Stasera 19 febbraio 2015 qui al CSO Pedro facciamo una grande festa per il nostro release party e suoneranno i Bleeding Eyes che rappresentano anche Lago Down Records, che ha pubblicato il disco insieme a Dischi Brevisti, che invece è rappresentata da Bologna Violenta e Captain Mante, e poi ci saremo noi e suoneremo tutti i pezzi del disco con un ospite diverso. È un concerto unico solo per stasera. Poi in realtà il disco è stato pubblicato anche grazie a Dreaming Gorilla e Sotterranei. Ma intanto è una festa, quindi ci si diverte assolutamente. È un modo di celebrare una scena anche. Sì, io personalmente la sto vivendo anche come una specie di... Allora, Padova ci ha dato una serie di soddisfazioni negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, possiamo dire. E questo è un po' il coronamento di quella serie di soddisfazioni, secondo me. A livello personale e anche artistico, suoniamo con persone che stimiamo e che sono in giro da 10 anni più di noi e che hanno calcato palchi e sono nomi di caratura nazionale. Per noi è un onore, è un piacere. Una festa. A me è piaciuto il fatto che il rumore ci ha bocciato per la lingua, perché ha innescato un bel dibattito sul fatto che si possa fare o meno rock in italiano. E mi piace quando mi piacciono le critiche negative, perché aprono delle discussioni, aprono delle riflessioni. Però chiaro, anche quelle positive fanno piacere. Pare che stiano rispondendo bene tutti i magazine. Sì, soprattutto dal punto di vista musicale, ecco, l'unica critica che viene mossa generalmente è questa. È quella della lingua. Della lingua in italiano, ma che siamo disposti ad accettare e forzare un po' la gente. Che se ne parli. Noi facciamo questa scommessa, proviamo a fare un genere che non ha tradizione in Italia, in italiano. Sì, non vorrei spingermi a dire che non ha senso farla in inglese. No, però chiaro. Noi vogliamo farla così. Perché poi comunque, se vogliamo dirla tutta, fare il nostro genere in inglese vuol dire essere uno tra mille gruppi, cercare di emulare, che è una cosa positiva l'emulazione, può anche sconfinare nello scimmiottare gli idoli, no? I riferimenti, non gli idoli. Quindi noi preferiamo essere un gruppo contestato anche per questo, ma riconoscibile, che essere simile a un altro però che suona bene l'inglese, a parte che secondo me l'italiano ha una musicalità bellissima. Sai che non lo so, perché ne sono state aggiunte altre. Suoneremo con i Dead Middle il 6 aprile, è una data molto figa quella, perché è un gruppo che abbiamo come riferimento da tempo. Non so, sono una dozzina, una quindicina, non lo so, non me lo ricordo. We'll be right back.
dal mio punto di vista, che curo questo aspetto, è raccogliere i frutti di tutto il lavoro fatto in precedenza. Riuscire a portare in giro il nostro prodotto dopo che ci abbiamo speso tempo, energie e soldi è una soddisfazione, è un bel coronamento di un percorso che comunque ovviamente non si è mai appagati da quello, cioè vuoi sempre di più, almeno io, non voi due, però sono sicuramente piccole conquiste. Beh, ci fa piacere essere stati intervistati da Punk Vanguard e vi salutiamo. Ciao, Demodomenico. Vi salutiamo tanto e arrivederci a presto. Ciao.